Bene, si è inventato tutto. Ci ha dato un nome falso, ma perché vederci qualcosa sotto? Lei ci ha mentito. Ma perché ci troviamo in questa merda? Cosa cazzo ci sta capitando? Non lo so. Allucinazione collettiva. Isteria di gruppo. È esattamente l'argomento del mio libro. Metti insieme un gruppo di persone, lo fai vivere nella paura. Cocco, risparmiaci le stronzate, per favore. È la verità. Cocco. Succede continuamente. Una cosa che insegnano anche a scuola, scommetto che persino tu ne andresti soggetto. Ah sì, e tu cosa ne sai? A cosa vado soggetto io, eh? Cosa ne sai? Jeff, il monitor. Torna indietro col nastro, vai indietro. No, di più. Merda. Lo sapevo che erano tornati a fare pezzi la mia roba. Non c'è nessuno in casa, che fanno? Sono Kravitz. Sceriffo! Oh, è buffo. Ho scoperto ora chi ha distrutto le videocamere. Stavo giusto per telefonarle. Accendi la televisione. Non mi importa un cazzo della tele. Ho una cosa da farle vedere. Io pure. Canale 11. Accendetemi quell'affare. Facciamolo contento. Stai guardando? Sì. E sono tutt'occhi. Senta, le sto dicendo che ho scoperto cosa è successo venerdì notte. Canale 11 News. Edizione straordinaria. Un brutale assassinio è stato scoperto oggi. I corpi di 5 escursionisti sono stati trovati uccisi in una località chiamata Coffin Rock. Tutti e 5 sbudellati, Jeff. È una replica dell'infame massacro reso popolare dal film Il mistero della strega di Blair. I corpi erano messi in modo da formare un pentacolo. Ti suona familiare? Le vittime sarebbero 2 turisti cinesi e una turista tedesca, oltre a 2 ragazzi non ancora identificati. L'anno scorso le Black Hills erano state prese d'assalto da folle di turisti ansiosi di vedere i luoghi in cui era stato girato Il mistero della strega di Blair. Mi stai vedendo, figliolo? L'uomo che vedete alle cosa? Spalle, da questa parte? Ecco. Sì. Non ho trovato le 2 videocamere. Credo che la cosa non sorprenda nessuno dei 2, giusto? Che vuole da me? Senti, ho 5 cadaveri qui. Io non c'entro un accidente di niente. Non c'è ancora nessuna cosa nei tuoi confronti, ma io lo so che c'entri qualcosa. Quindi tu e i tuoi amichetti farete meglio a restare dove siete. E questo significa che non lascerete questa contea finché non ve lo dico io. Io non ti conosco, Steve. Non so, accidente. Non so quanto mi possa fidare di voi tutti messi insieme. Ma da adesso in poi, sappiate questo. Voi altri non mi lascerete qui, da solo, a prendermi la colpa di questa merda. Non provate ad allontanarvi dalla mia vista. Abbiamo riportato qualcosa con noi. Fammi il favore, Pietro. Te lo dico io qual è la questione. Erika. Oh, come cazzo si chiama veramente? Erika, non ha niente a che vedere con questo. Lei è una strega, capito? Una stramaledetta fottutissima strega, con le sue cazzo di frasi magiche, le sue cazzo di apparizioni e adesso con le sue cazzo di sparizioni. È lei la causa dal primo giorno. Continua così, mi raccomando. Tu neanche ti immagini quanto sei pazzo. Dove stai andando? Vado a fanculo lontano da te. Stronzo. Kim! Jeff, andiamo. Avrai pure qualche amico, qualcuno con una... Che cosa vi ho detto? Voi non andate da nessuna parte. Togliti via quella merda dalla faccia. Sei convinta che quel trucco e quei vestiti neri ti diano un qualche potere? Sei soltanto una ragazzina vigliacca e impaurita dietro tutta quella roba. Lei non capisce. C'è successo qualcosa in me.